I commissari responsabili della gestione dell'azienda dallo scorso novembre 2023 hanno avuto il via libera da parte del Comitato di Sorveglianza e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla relazione al programma che ha lo scopo di delineare il percorso che porterà alla vendita di Fimer. Un ok che consentirà di dare il via all'asta pubblica che si dovrebbe svolgere in estate e alla quale potranno partecipare le aziende interessate a rilevare il marchio con i suoi stabilimenti. Tempistiche che, se rispettate in pieno, dovrebbero far uscire il nome dell'acquirente entro la fine dell'anno. Tutto è coperto dal massimo riserbo, anche McLaren, che mise in azienda 5 milioni di euro a garanzia dell'interessamento per l'acquisizione, potrebbe non essere l'acquirente definitivo. Con l'asta, infatti, ritorna tutto in gioco, con la differenza che questo, nel bene o nel male, sarà l'ultimo capitolo della vicenda. Intanto si continua a produrre nello stabilimento di Terranuova Bracciolini circa 230 dipendenti che vanno avanti con la cassa integrazione straordinaria, una situazione migliore rispetto ad un anno fa, con una produzione aumentata e minore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche se per un rilancio vero e magari tornare ad assumere c'è bisogno di un nuovo soggetto.